Ambrose Bossa, Gianni Tortani, Gianni Barquet, Gianni Naspul, Peder Bolunin, Peder Salin, Tano Rigulin, Mariu Quadrel, Gino Terracat, Mandus Ristel, Rico Scola. Qui si mangia, qui si beve, qui si vive in abbondanza, de galline non ne manca, viva rivolta! Era circondata dalla roggia rivoltana che passava oltre i confini, oltre le mura di rivolta, perché rivolta adesso ce n'è solo un metro, ma prima ce n'era tre quarti, era chiusa dalle mura. C'era dal mulino che c'era, dove finisce la via principale, c'era tutti i terreni. Cioè il centro era tutto in questa zona qua. C'erano tutti i sassi in terra, non c'era l'asfalto, facevi una fatica con le prime scarpe col tacco, non ti dico. Andavi tutta così, sembrava camminare sulle uova, però le mettevi per farsi vedere da tutti. C'era il paese, non c'era un metro di asfalto, tutti di terra. Quando passava un camion c'era una polvere. Questi sono terreni dove sono tutti coltivati a prato. Solo pochi terreni lo coltivano a mais o a frumento, e che qui il terreno è così. Avevamo la casa giù, tre camere su di sopra, il bagno in cortile, e sì, le cascine erano così, perché era l'acqua, perché era dentro a ferro. C'erano delle stalle addirittura in paese, cioè ognuno aveva il cavallino, due o tre mucche, e mantenevano la famiglia. Le scuole non c'erano, erano tutte sparpagliate nei locali comunali. E io ero lì, lì dove c'è la piazzetta, fuori il suppo. E la mia scuola era lì. La rivolta era tradizionale per le osterie. C'erano 20 osterie a rivolta, nel centro storico, non in giro. Dicevamo, andiamo a fare il giro di Bettoli. Era una vita da bar. A volte si giocava a carte, così semplice. Da piccolo, abitando in Cascina, in paese non si veniva quasi mai, perché c'era da aiutare in campagna, quindi... Finita la scuola d'estate, quando c'è il fieno, quando si raccoglie il grano turco, staccare tutti i fusi. Portavano il grano turco sotto le porte, i portoni, e noi andavamo là, come si può dire, sbucciarlo. Dopo ci grattavamo tutti, perché non ti dico cosa c'era di polvere. Mio fratello più grande di là e io di qua con la sega, tagliavamo giù tutti i rastrelli, i falegnami. Mio trisnonno, mio bisnonno, mio nonno, i miei zii, mio papà, mio fratello. Io sono cresciuto, avevo 8 o 9 anni, cominciavo a lavorare in bottega. Mio papà tagliava l'erba con la falce e noi dietro che la restellavamo. Perché dopo bisognava giocare giù gli andani, perché era gli andani, girare l'erba perché doveva diventare fieno. E poi c'era mio fratello che lo caricava sul carro e che lo portava a casa. Una figlia sua a schiacciarlo, perché non ci stava tutto. Dopo andavo a raccogliere i sassi. Avevo 8 anni e 9 anni, andavamo nei campi a raccogliere i sassi, il mese di marzo. Mio papà era uno di quelli che andava col cavallo e un carretto con i bidoni del latte, quelli da 50 litri, andavano a raccoglierli nelle cascine o portavano in caseificio. Adesso torniamo indietro. Quando ero un bambino, mi ha mandato all'asilo che avevo 5 anni. Perché non prima? Perché non avevano i pantaloncini da darmi. La prima bambola di pezza, disegnavano proprio la testa, le braccine con la tela, il vestitino, era la nostra bambola. Si giocava a Porta Girolamo,
E a Porta Girolamo parte il padre con il figlio Totte, e se ti riuscivano a peccarti con la sciarpa, gli davano una sciarpata con i suoi nodi, così ti faceva male. Il gioco della leppa. Un pezzo di legno lungo così, che andava tanto così di punta. Poi con un pezzo di legno in mano, pac, si picchiava, pac. Rompevo anche diversi vetri perché tiravo forte. La mia passione era andare di notte alle anguille, mi sdraiavo sul gelale a pescare le anguille. Oppure andavo dalle suore a giocare all'oratorio, c'era una casetta, dicevano la casa Micciola, una lira di brutti buoni, mamma, sembrava che avevi, o le castagne secche, i ciuchini. C'era un signore che vendeva il gelato, poi aveva la cesta di limoni, le stecche di liquirizia. Ci tagliava via il pezzettino sopra e la metteva dentro la liquirizia. Andavamo sul campanile, Sopra le campane ci sono quelle guglie in giro, ecco. Andavamo lì a vedere la Madonnina. 36 sbasei e una urtada, che era canzone. Andavamo su. Oh, io andrei ancora adesso. Questa è rivolta, guarda, ti dico la verità. Io tornerei indietro. Quando ha fatto il saggio, mi ha fatto leggere questa poesia. Cuore della casa, profumo della mensa, gioia dei focolari. Visto? È firmata Mussolini. Onorate il pane, gloria dei campi, fragranza della terra, festa della vita. Non sciupate il pane. Taci, che Mussolini ti ascolta. C'è ancora una porta che c'è due sillabi a rivolta. Due sillabi. Primo apparecchio che è venuto giù, ho cominciato a mitragliare, io dico 100 metri, magari era un chilometro. Poi ho visto le fiamme uscire dalle quattro canne della mitragliatrice, le fiamme lunghe così, giù. E vi dico la verità, sono morto. Mi tocco per vedere le ferite, no? Invece non avevo neanche. Mi ha bruciato la cosa bianca che è sui chierichetti, ma l'ha bruciata anche sulla schiena. Mi ricordo gli ultimi anni della guerra perché avevo 10 anni. Sono nato nel 35, a rivolta c'era la colonia e alle 9 di mattina ci presentavamo dove c'erano le scuole vecchie e c'erano le maestre. Avevamo i nostri pantaloncini, la giacchetta azzurra e si andava ai Mor della Peste. Lì c'era la colonia, tutti i bambini fino a una certa età andavano lì. I ragazzi andavano a marciare, a imparare a prendere in mano il fucile. Marciare. E c'è la ginnastica, ciao, mi fa la ginnastica. No, mio papà non ha fatto la guerra. Aveva un negozio di drogheria, si arrangiava ad andare avanti il negozio. Di notte andavo sui filari di piante, verso gli animali, era avanti la famiglia, si faceva di tutto in tempi. La guerra è il mio crucio. C'è la prima campana più grande, 18 quintali, e in latino c'è scritto una dedica che in italiano dice: la mia voce santifica la mente, predica l'amore a Dio e suona alla libertà della patria. Oh, i campani! Un giorno tira giù i campani. Il governo non ha più materiali da fare le armi. Cos'è? Le campane benedette, i va a fare armi da masai no sbagai. Sapel! Quando le hanno tirate giù, il nostro paese era morto. Il giorno della caduta del fascismo, io avevo 10 anni. 25 aprile, ero ancora a scuola, veniamo fuori, vediamo tutta sta gente che corre in piazza,
vai a vedere, tutto con sto fucile che aveva 100 anni in spalla. E sono arrivati i partigiani lì in piazza, tutto. Eravamo in piazza a Corte dei Frati, è in provincia di Cremona, come qui. E dal comune hanno buttato giù la testa del Duce in bronzo e noi siamo andati a raccattarla. Abbiamo fatto il giro del paese. A un certo punto abbiamo trovato i partigiani armati. Bambini, andate via, con i fucili e i mitragliatori hanno sparato contro la zucca di questo. Quando io ho detto alla mamma, mamma, è finita. Ma tuo fratello aveva capito. Felici e disperati. Dopo finita la guerra qualche cosa è cambiato. C'erano i partiti, poi quei che soffrivano, i che avevano da buttare a muore, perché il Partito Comunista qui, eravamo forse in down list, magari mica ne portavamo fuori, noi donne che il primo giornale che veniva fuori portavamo a casa del signore che aveva, facevamo un po' di postini, eccolo. L'ha messo il bar mio fratello, bar trattoria, e sono andato lì con lui. Facevamo tanto anche da mangiare. E allora specialmente il sabato e la domenica si sentiva cantare, no? E alla sera c'erano quelli dalla cascina che venivano su per giocare a carte. Noi ragazze, il nostro divertimento per farsi vedere dei ragazzi, giravamo in giro la piazza. Quanti giri hai fatto? 20, 30, 40. Si continuava a girare in giro e i ragazzi lì seduti al bar a guardarci. Alla sera andavo da dove abitavo in bicicletta, c'era buio, c'era un cane che mi accompagnava, così ero più sicuro. Andavo all'altra cascina dove abitava questo signore e mi ha insegnato a suonare la tromba. C'era la spiaggia rivolta, ed era bella perché l'acqua era pulita, era di una sorgiva. L'acqua è molto bella, io prendevo un po' di sole e si girava un po'. Come a tutti i ragazzi. Andavamo sul ponte, facevamo rotolare le uova cotte. C'era il guado, andavamo a fare il bagno di nascosto dei genitori, ma ragazzine, ne? Una volta la mia amica, sua mamma, si è messa a urlare perché non aveva più mutande nel cassetto e noi eravamo bagnate, le cambiavamo, le lasciamo andare. All'oratorio, che è qui Claudia lì, l'uomo era anziano, si era stufato, ha piantato lì tutto e è andato, lo suonato io vengo perché ho il patentino, operatore proiezionista. Anche quello prima dell'Arito, mi ricordo. Prima c'era il cinema di qua, dove ha preso il farmacista adesso, il cinema di Don Peppino, e ci siamo il Don Penicolo. Alla radio è il momento più bello della mia vita. In tutta rivolta ci saranno stati 10 a radio e basta. C'è stato Eligio, che è stato lui il primo a portare la radio, prima l'Ardenghi. Il Berisaghi o il Surce King, diciamo, il dottor Clara, loro c'avevano la radio. Ah, si andava al sole anche a ballare. Tassativamente alle 10 bisognava essere a casa. O poi al Samoa, là dove c'è la pasticceria, per andare al ponte, e poi era il bar di Toli per andare al cimitero. Era un cosino piccolo proprio, si andava col ragazzo sotto i portici, non era più il cimitero, però c'erano quei bei portici lì sotto e si andava, c'era buio, si andava lì. T'avendo evo il cimitero di Lecce. Bello, bello, bello. Thank you.
entrato in banda nel 1965. Esisteva già, non era in questa sede, ma era in un'altra via. Ci siamo arrangiati tutti noi a sistemare. Siamo venuti qua. Avevamo un club di cultura in generale. Si parlava di pittura, di poesie, si andava a teatro, qualche passeggiata. Avevamo la sede qua e via lì per andare là sul ponte. E da lì sono partito. Ha cominciato mia mamma, che lei aveva delle foto vecchie, dopo me ne ha date ancora delle altre e ha cominciato a acciappare la passione. O le monete, o i francobolli, o le cartoline, o i santini, quelli dei santi, proprio veri, veri santi. I libri ne ho circa 7-8 mila, le fotografie di rivolta ne ho 8 mila e 6 mila, 14 mila, tutte vecchie. Il prete dell'oratorio una sera mi chiama e mi dice: vieni qua che c'è un prete di Cremona che ti vuole. Ma dell'oratorio, sai, noi vorremmo fare le acque e se tu ci stai. Io ho detto: proviamo. 1959 mi pare. Questo è il primo gruppo, Guarda che eravamo in tanti, 2, 4, una cinquantina eravamo. Praticamente noi facciamo il fiscale, c'è il CAF e c'è il patronato. E poi abbiamo l'infermeria lì, che è nostra. Dal 72 ho detto che volevo dedicarmi al volontariato, infatti ho cominciato. C'era il Serra, Rolando Serra, che ha cominciato, lui, la moglie del dottor Brandazza. Ero quella più giovane, però mi sono aggregata a loro e ho sempre cominciato. Perché c'era una necessità di fare un'associazione che aggregasse le varie associazioni che c'erano nel paese. E da lì è nata l'idea, dunque una forma unica per poter aggregare la gente. Giallo, il marrone, le case, il verde, la natura. La rivolta è bella perché è un vecchio borgo, non è stata molto industrializzata, per questo è abbastanza bene. C'è la basilica, poi c'è la chiesetta lì in fronte alla basilica, che ci sono molti di bei affreschi da vedere. Paladino. Quella chiesa aveva un beneficio che la parrocchia doveva mandare la domenica un prete a celebrare la messa, perché i cascini erano pieni di gente, ma una bella chiesina. I fontanini cominciano al castello, e il terreno da questa parte, essendo più alto, cola di là. Là ci sono i fontanini, ce ne sono un'infinità. Dopo c'erano tanti sorgini, c'era il Maleo, c'era il Merlot, c'era 4 o 5 rogge d'altre, tutti insorgivi. E l'Adda è, diciamo, il patrimonio di rivolta, che è bellissimo. Iniziamo con la Fiera di Santa Apollonia, l'apertura della Fiera di Santa Apollonia. Poi facciamo Carnevale, poi il 25 aprile, poi comincia la processione Corpus Domini, Sant'Alberto, che sono 3 sere. La cassola la faccia con salamella, custine, uregge, mus e sampetto, con le verze. Polente Donel, polente coniglio, polente brasà, i lui maghi, il numido, oppure fritte, le rane, il riso con la parte sotto il fegato della bestia, che la facevamo cuocere, tagliamo a pezzettini.
riserburini. E la trippa la fai con la verdura. E mi quando la fa la trippa, me che la fa sui due schili. Perché quelli della via, i vela tutti e tutti le colpignatini. Santa Polonia faceva freddo, ma era bella girare perché era nel campo, c'era giù le bestie, c'era giù tante bancarelle, era bello. Le giostre per Santa Polonia venivano lì in Piazza Ferri. Allora veniva lì, quella che era la fiera. Io mi ricordo che negli anni è stata distribuita in diversi luoghi del paese. Poi c'era Caraffa che vendeva lo zucchero filato e le castagne e le caldarroste. Oppure c'era Serina lì sull'angolo dove c'è la banca, si andava lì a prendere le caldarroste, tutte nere, tutte sporche. Te eri sporca, le mani, la faccia, però eri contenta. La festa. Bisognava partecipare alla visita dei macchinari, del bestiame, al piatto della trippa. Era tradizione. Facevamo le feste, centesimo anniversario, 110 così. Stavamo sempre 3-4 bande con le majorette. Si faceva la sfilata per tutto il paese. Erano anni belli. Palio delle contrate, la mia era azzurra. Porta Rocca rosso, Porta Paladino verde, Porta San Michele gialli e Porta Dada azzurri. E dopo avevamo fatto anche tutte le bandiere. Si faceva la sfilata dell'epoca con i vestiti lunghi, tutti rameggiati, con i cappelli, tutti assieme. Si entrava ognuno nella nostra porta e si trovavano tutti in piazza e giravano in piazza. Dopo li abbiamo fatti di carta. Abbiamo fatto la testa dell'asino, tutto pitturato, e abbiamo messo su un carrettino. Però era bello perché c'era sempre pieno. Carnevale, sì, qui in piazza. Io seguivo con mangianastri per fare. Un anno per Carnevale abbiamo fatto la pompa dei pompieri, quella ancora così, eh? È stato sempre bello. Feste Sant'Alberto, una festa. Mettevano tutti i fiori di carta sulle porte, andavi a prendere quel verde che trovavi fuori, lo facevi, lo rotolavi, lo mettevi in giro. Era bello, era bello. C'erano i fuochi in piazza. Partivano dal comune e arrivavano sotto l'altro porticato là. Partivano con un'ombrella bianca, che era lei che faceva partire i fuochi, che andavano fino in fondo, ma meraviglia. O se no andavamo al Paladino, pensi, d'agosto c'è San Fermo, anche là facevano la banda cittadina e i bagioni a più non posso, ma quello succede ancora adesso. Quando riesco a darle qualcosa a una persona che ha bisogno o trovare la casa a qualcuno, ma sai che felicità. Ma è bello far volontariato. È bello, cioè è una cosa... non saprei spiegare. Abbiamo del volontariato enorme a rivolta. In qualsiasi sezione, ma c'è il volontariato. In tutto. Aiuta molto a rivolta. Anche ingegnosi, i rivoltani, e volenterosi. Quando vogliono fare qualcosa, lo sanno fare, e lo fanno, e trovano le persone che lo fanno. Questo è vero. Lo fanno. Io mi accontento così. Aiuto chi posso aiutare, e sono contento quanto ci riesco. Continuo la mia battaglia. Altrimenti? L'amicizia è una cosa rara, l'amicizia è lealtà, sincerità, onestà e rispetto. Se tu hai la fortuna di trovarla, devi saperla coltivare con amore e passione. L'amicizia è un grande dono che dobbiamo valutare e pesare bene. L'amicizia, quella vera, te la senti nel cuore se è sincera. L'amicizia ti fa sentire forte e felice. Tienila salda e stretta a te. L'amicizia è una stretta di mano.